Benvenuti a una nuova trasmissione del punto, come sempre i nostri 30 minuti di approfondimento amministrativo e politico con i consiglieri regionali. Andiamo a conoscerli, sono Paola Fioroni della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, benvenuta e benvenuto a Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle Buongiorno, e presidente grazie. del Comitato per il controllo e la valutazione. Allora, l'argomento chiaramente principale in questo periodo, in queste trasmissioni, è ovviamente l'emergenza coronavirus. Invece di farla alla fine questa domanda, e partiamo da Thomas De Luca, la faccio all'inizio, il giudizio complessivo sulla gestione. Poi chiaramente entriamo all'interno delle varie sfaccettature che riguardano questo anno di gestione, di vita. Abbastanza difficile per il coronavirus. Thomas De Luca ma il giudizio non può che essere negativo. Diciamo, su tutti i fronti. A partire dall'ultimo, diciamo, la, la, la campagna vaccinale che ha visto una lotteria, una vera e propria lotteria. Ogni tanto si è passati da una categoria all'altra. Eh, gli avvocati. Quello che diciamo purtroppo lasciando indietro quelli che in realtà avrebbero più bisogno perché sono i soggetti più, più a rischio e ovviamente i loro familiari, quindi eh, i, soggetti, i cosiddetti soggetti fragili, eh, eh, i caregiver, quindi le persone che sostanzialmente permettono eh, all'interno del contesto di poter diciamo fruire eh, di tutti eh, gli, spazi, gli spazi quotidiani. Ora io vorrei eh, poi andare a fare una valutazione anche sul tema ovviamente de de della saturazione delle terapie intensive. Negli ultimi quattro mesi siamo stati purtroppo con soli 20 giorni in zona gialla, tutto il resto in zona arancione. Il motivo principale è stata la totale... Eh, ecco, inadeguatezza eh, del piano eh, posto in essere per garantire il numero di posti letto e di terapie intensive mentre abbiamo avuto strutture vuote purtroppo come l'ex milizia a Terni che continua a essere accesa viva ma vuota completamente vuota una struttura pronta completamente idonea ma che continua a non ospitare nessuno allora poi entreremo nel dettaglio chiaramente di eh, giudizio opposto a quello di Thomas De Luca, eh, Paola Fioroni della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa. Allora, eh, presidente, è stato un anno abbastanza difficile, mi pare. Beh, è stato un anno difficile, lo è tuttora. Eh, chiaramente, tutta la popolazione, tutti, tutti i nostri cittadini umbri sono provati, ma come tutta, tutta l'Italia, come il mondo, una, una pandemia che ha colpito. Eh, diciamo, tutta l'intera eh, realtà, non soltanto territoriale, ma eh, mondiale, si parla proprio di globalizzazione del, dell'evento pandemico. Chiaramente, come ha già anticipato Lei, Alberto, io sono eh, di parere opposto e contrario rispetto al collega De Luca. Ma eh, semplicemente perché se pensiamo al, eh, al riferimento che lui ha fatto alla campagna vaccinale ricordiamo che comunque quella che era precedente rispetto a quella attuale è una campagna vaccinale che derivava da un programma che era stato fatto a livello nazionale in cui erano inclusi i cosiddetti servizi essenziali e quella categoria ha creato tutte quelle difficoltà di ricomprensione eh, che eh, qualcuno chiama lotteria ma in realtà derivava proprio da una mancanza di di individuazione specifica fatta a livello nazionale. Eh, attualmente la campagna chiaramente dedicata agli estremamente vulnerabili sta andando avanti. Rimarco e sottolineo che la vera difficoltà in questo momento, oltre al fatto che eh, scontiamo un ritardo forte rispetto a quella che è l'esistenza di, di un database per gli estremamente vulnerabili per le persone con disabilità, quindi un ritardo. Eh, importante dal punto di vista della digitalizzazione, che chiaramente non è eh, in qualche modo eh, di nostra eh, responsabilità, accanto a questo scontiamo anche una mancanza di dosi, una mancanza di vaccini. Eh, che eh, in qualche modo è stata recuperata con un arrivo le scorse settimane di, di quelle 16.000 dosi che eh, l'Umbria erano mancanti in Umbria sin dall'inizio, perché comunque c'aveva una percentuale di eh, consegne di vaccini inferiore rispetto alla, eh, alla popolazione, rispetto alle altre regioni. La nostra Presidente sta chiedendo sin dall'arrivo delle varianti eh, in Umbria eh, una dose importante, una consegna importante di vaccini, si parla di 50 mila vaccini perché ci servirebbero per una tranquillità, la tranquillità di coprire tutte le fasce più vulnerabili la tranquillità di coprire il caregiver di, la tranquillità di finire gli over 80. Ricordo che comunque dagli ultimi dati eh, risulta che eh, l'Umbria sarà, eh, potrà essere seconda solo al Veneto per concludere la campagna degli over 80 e per quanto riguarda le eh, terapie intensive piuttosto che i posti letto, le terapie intensive attualmente noi siamo a una percentuale di terapia intensive del 36% che è al di sotto della media nazionale attuale che è al 41% e per quanto riguarda i eh, posti letto attualmente siamo molto al di sotto di quelli che sono le, le soglie di guardia del, del, che ci vengono date insomma dal Ministero della Sanità. Allora eh, andiamo a chiudere con Thomas De Luca questa parte diciamo dei vaccini, de, delle terapie intensive per entrare poi nelle altre problematiche che ha creato indubbiamente l'emergenza, problematiche più che sanitarie anche a livello sociale ed economico, parlando, dato che è un argomento poi molto caro sia a Paola Fioroni che a Thomas De Luca, quello delle eh, diciamo, categorie più fragili no? o, dal punto di vista non solo sanitario ma anche in altri contesti. Allora De Luca, eh, per quanto riguarda i vaccini e le terapie intensive... Eh, cosa, cosa, Ma, cosa risponde? Primo, le terapie intensive dopo un anno sono arrivate al numero di sufficienza. Dopo, ovviamente, siamo sempre al di sopra, al di sopra della soglia critica che è del 30%, solo grazie al, ai moduli prefabbricati che sono stati mandati e programmati dall'ex commissario Arcuri. Due. Il numero dei vaccini è stato approvato e concordato dalla Presidente Tesei nella conferenza Stato-Regioni. Io ho presentato una richiesta d'accesso agli atti mai smentita, comunicati mai smentiti, in cui è chiaro che il numero dei vaccini, quindi la quota parte destinata all'Umbria, è stata approvata dalla, giunta, dalla Presidente Tesei, non dalla Giunta regionale. Terzo. Il, la prima fase della campagna vaccinale è stata determinata con criteri chiari dal governo nazionale. Chi doveva essere vaccinato era chi era in prima linea. In Umbria si è fatta, sono fatte, state fatte scelte diverse: sono stati vaccinati gli amministrativi che non hanno mai visto un reparto covid. E fino all'ultimo siamo stati, e credo che ancora tuttora ci sia una, un, una scarsa copertura: ci siamo ritrovati con persone che lavoravano all'interno dei reparti covid, OS personale delle pulizie che entrava direttamente a contatto con lo sporco che non è stato vaccinato. Quindi è chiaro che in quella situazione si è fatta una scelta politica come la si è fatta con determinate categorie a partire dai magistrati, che non voglio diciamo, addentrarmi sul tema, è ovvio che se uno decide di vaccinare i magistrati poi deve vaccinare anche gli avvocati, è una cosa conse conseguenziale, questo è naturale, però sono state fatte scelte politiche e vanno rivendicate. Con una linea politica non ci si può nascondere dietro a un dito. Bene, eh, 30 secondi, vuole eh, replicare. Sì, semplicemente per ricordare al collega De Luca che c'è una lettera del ministro Bonafede che richiede la vaccinazione dei magistrati e degli avvocati. Quindi è del, del, del governo forse anche l'indicazione in questo senso. Per cui. Eh, le responsabilità politiche si rivendicano quando ci sono, quando non ci sono, non si rivendicano. Allora, in questo momento al governo diciamo, Movimento 5 Stelle e Lega sono di nuovo insieme, perché poi il Movimento 5 Stelle e Lega è stato il primo governo Conte, dopo c'è stato il Conte 2, eh, dove la Lega eh, era fuori, adesso, comunque, a, a livello nazionale, Lega e Movimento 5 Stelle sono insieme. Uh, siete contenti di questa cosa? E, e, e in prospettiva, diciamo, l'esperienza vissuta a livello politico, e eh, poi usciamo subito, qui ne parliamo solo pochi secondi. Può essere ripetibile? Può essere ripetibile questo, questa coalizione? Diciamo così, Paola Fioroni? Pa io devo dire che eh, spendo semplicemente una parola di plauso per il segretario Matteo Salvini che con coraggio e grande senso di responsabilità ha deciso di far parte di questa maggioranza perché ora è un momento veramente importante per il nostro Paese, un momento di riscatto, un momento in cui ci sono grandi sfide e quindi è naturale che la Lega voglia eh, partecipare in prima persona a, a queste sfide. Quindi è una maggioranza che chiaramente eh, dovrà eh, reggersi per il bene degli italiani, una maggioranza che chiaramente eh, dovrà cercare di traghettare l'Italia in questo momento così difficile e cercare di dividersi il meno possibile sui temi veramente cari e importanti per gli italiani. De Luca. Io rispondo nel merito della domanda e credo che le differenze eh, diciamo politiche, non solo ideologiche, siano ormai talmente tanto differenti che sono Sotto gli occhi di tutti, io credo che, eh, andando alla prova dei fatti, un tema che, su cui colgo l'occasione di dover parlare è il tema della legalità. Credo che in questa situazione noi ci troviamo con una giunta regionale che purtroppo è in piena continuità con il passato. Se andiamo a vedere di fronte agli arresti eccellenti che ci sono stati nelle scorse settimane, ancora non è stata proferita una parola da parte della Presidente De Sei. Io questa cosa l'ho denunciata sin dal primo giorno, da quando è stato presentato il piano di programma, diciamo il, il programma di governo, e non c'era in alcun modo nemmeno una parola legata all'anticorruzione e alla legalità. Io su questo sfido la Lega chiaramente a prendere una posizione e a, fare, a dire parole chiare perché c'è necessità in questa regione, e quindi io lo pretendo in primo luogo non da rappresentante di una forza politica opposta, ma da cittadino di parole inequivocabili che prendano posizione in merito alla gestione della cosa pubblica e all'anticorruzione in primo luogo su quelli che sono settori strategici come quello dei rifiuti, delle cave, del, dell'utilizzo dei beni comuni. C'è bisogno di parole chiare e limpide da parte della Presidente De Sei, no al eh, contrasto chiaro alla corruzione e al diciamo all'illegalità. Era quasi una domanda per lei, eh, dato che è uno dei maggiori esponenti del partito che guida eh, la regione. Se, se vuole rispondere, eh, Presidente Fioroni. Ma io poi dico al poi... collega De Luca che poteva veramente parlare di... Di tante, di tante realtà che magari possono essere divisive tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, però penso che la legalità non possa essere considerata come un, un argomento divisivo perché la Lega ne fa un suo baluardo e eh, da poco anche, non ricordo se ieri addirittura o l'altro ieri, eh, proprio la Regione ha dato notizia che eh, si costituirà eh, per, per chiedere danno d'immagine in prima istanza. Al, al chiaramente eh, aspettando anche quelle che sono il corso delle indagini ma sicuramente la regione così come ha fatto in altre situazioni la presidente non farà eh, nessun, nessun passo indietro rispetto a quelle che sono le sue responsabilità e la volontà di tutelare la legalità soprattutto quando si tratta di pubblica amministrazione assolutamente allora, eh, ritorniamo al discorso pandemia che è stato l'argomento è l'argomento diciamo, principale di questa intervista allora, la pandemia è le categorie più fragili per salute ma anche per difficoltà economiche della popolazione dell'Umbria. Dicevo, questo è un argomento che vi ha visto spesso diciamo, eh, artefici e protagonisti di presentazione di atti per intervenire verso queste fasce. Parto da Lei, Presidente Fioroni. È stato fatto tutto, si poteva fare di più. Cosa bisognerà fare? per rispondere a queste esigenze che ogni giorno aumentano, chiaramente, eh, ripeto, non solo per la salute ma anche e soprattutto per le difficoltà economiche. Parto con una considerazione eh, devo dire, positiva perché questa assemblea legislativa, al di là di quelle che possono essere il dibattito politico, la differenza di, chiaramente, di schieramenti, di opinioni, eccetera, quando si è trattato comunque del, delle fragilità, delle vulnerabilità, si è sempre trovata molto coesa e unita e questo, è, devo dire, che è sicuramente un, un aspetto positivo. Si poteva fare più, di più, si può fare di più, beh, sotto questo aspetto si può fare di più, perché se parliamo di categorie vulnerabili, ma direi ancor più vulnerate, cioè colpite da questa situazione pandemica, chiaramente parliamo di eh, una categoria molto ampia, parlare, a partire da quelle che sono le situazioni di maggiore fragilità, quindi le, le, le situazioni chiaramente delle famiglie con persone con disabilità che in questo momento si sono trovate a prendersi eh, diciamo, un, un carico quasi totale della situazione di cura e di assistenza delle, delle persone con disabilità perché il nostro sistema sociosanitario, ma non parlo solo dell'Umbria, parlo di un sistema sociosanitario a livello eh, italiano, non ha con la sua rigidità, rigidità saputo eh, rispondere in maniera coerente con quelli che sono i bisogni delle persone con disabilità, ma al di là di questo c'è tutto un problema legato anche al disagio economico. Che Chiaramente in questo momento è legato all'emergenza all economica che è strettamente correga, correlata all'emergenza sanitaria. Do solo un dato. Eh, che è il, un dato veramente impressionante, eh, nell'ultimo anno ci sono più di un milione di nuovi eh, poveri in Italia, stanno aumentando perché è dal 2008 che noi viviamo un momento di crisi eh, economica, lo sappiamo, eh, ci sono stati degli anni in cui eh, c'è stato quantomeno eh, sembrava una, una fase diciamo, di, di ripresa, poi in realtà eh, la situazione è tale per cui attualmente si parla di 4 milioni di persone disoccupate e 6 milioni dei cosiddetti working poor, cioè coloro che lavorano però non hanno eh, sostegni sufficienti per, eh, per vivere dignitosamente. Allora, il Movimento 5 Stelle De Luca eh, diciamo, è stato promotore no, di diverse... Proposte, poi eh, molte attuate, di, chiamiamoli ammortizzatori sociali straordinari, chiamiamoli aiuti a, a chi non lavora, insomma, reddito di cittadinanza e via dicendo. Pensa che può bastare quello che attualmente è stato previsto oppure bisogna intervenire nuovamente sia a livello centrale che a livello regionale? Assolutamente eh, va rivisto tutta la parte relativa alle politiche attive del lavoro, quindi il reddito di cittadinanza è stato uno strumento unico per poter togliere milioni di persone dal, dalla soglia di povertà, lo dicono tutti quanti i numeri, lo dicono tutti gli indicatori, eh, c'è bisogno di, eh, ne, neanche di spiegarlo per chi conosce determinate, eh, eh, chi è stato all'interno delle amministrazioni locali, capire come ci sono state delle fasce purtroppo di popolazione che hanno avuto attraverso il reddito di cittadinanza restituita la dignità. Quello che bisogna rivedere completamente, e su questo sono stati fatti, lo dico proprio chiaramente, degli errori anche a livello di governo centrale, per quanto riguarda ad esempio il tema dei navigator che sono uno strumento unico per poter eh, riuscire a fare quel cambiamento di paradigma, ovvero come nella gran parte degli Stati europei... Riuscire da una parte a ragionare e a aumentare il livello diciamo, di reddito di base anche attraverso iniziative come il salario minimo e altro, ma dall'altra parte riuscire concretamente a, a far uscire i centri dell'impiego dell dal ruolo oggettivo di marginalità che eh, ricoprono esclusivamente come diciamo, eh, situazione in calcio d'angolo. C'è bisogno chiaramente di, 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 di fare questo cambio di paradigma e la Regione ha un ruolo imprescindibile su questo. Voglio però ricollegarmi al tema. L'Assemblea legislativa ha fatto delle scelte coraggiose, delle grandi scelte, come quello ad esempio di porre nell'ambito dei lavoratori che riguardano i servizi essenziali tutti quei lavoratori che durante il lockdown... Estremo, hanno continuato a lavorare per garantire il nostro approvvigionamento ai beni essenziali, quindi tutti i lavoratori che lavorano nella grande distribuzione organizzata all'interno delle, delle filiere diciamo, dell'alimentare e che l'Assemblea ha deciso di porre come soggetti che andavano vaccinati in maniera prioritaria. Per me può aver scritto il ministro Buonafede, che era già da un pezzo diciamo, fuori dai giochi, può aver scritto chiunque, ma la Regione Umbria è stata, come abbiamo visto anche in servizi di diciamo, PU nazionali, una delle poche regioni a fare questo tipo di scelta per quanto riguardava il settore della giustizia. Io credo che purtroppo ci sia da fare dei ragionamenti. Il ragionamento è dire noi vogliamo mettere in sicurezza i soggetti più fragili, allora c'è bisogno di io non posso più accettare che un padre di Un bambino con una grave disabilità, purtroppo legata a malattie polmonari, mi dica: io sono chiuso dentro casa, non riesco perché purtroppo sono ancora in attesa di non saprò nemmeno quando verremo vaccinati e, e, e poi vedo invece diciamo categorie di altro tipo che magari hanno una via preferenziale, non so se vuole eh, rispondere perché siccome io nel merito. Eh, chiaramente sono d'accordo con Thomas nel senso che eh, la, sì. la priorità deve essere data alle persone che hanno una fragilità eh, maggiore, che si trovano in una situazione di difficoltà. Però ripeto, la risposta l'ho già data prima, cioè Vabbè. si trattava di un piano vaccinale precedente, ora stiamo correndo per... Allora, eh, come vedete abbiamo otto minuti, purtroppo bisogna correre, sono argomenti che andrebbero approfonditi molto di più, mi rendo conto, ma il tempo non ce lo permette, lo faremo <coughs> successivamente. Eh, come gestire il passaggio dall'emergenza diciamo, alla normalità che speriamo grazie al vaccino possa arrivare quanto prima? Presidente Fioroni. Io ho sempre detto in tutte le mie dichiarazioni questo, che la vera sfida eh, è quella di eh, si rispondere all'emergenza ma anche di seminare per il futuro, cioè non possiamo mai perdere di vista che questa emergenza finirà ancorché la si voglia chiamare emergenza, perché chi ha vissuto le emergenze sa che le emergenze sono straordinarie e temporanee, questa comunque si sta eh, prorogando e sicuramente non sta, sta perdendo un po' i, i connotati della vera e propria emergenza, però ecco c'è da dire che non bisogna mai lasciare eh, da parte quella che è una visione verso il futuro, quindi capire innanzitutto e rispondere a quelli che sono, e parlo di regione, e i problemi strutturali di, questa, di questo territorio e quindi parlo di una crisi economica che comunque era già, già preesistente, parlo di una denatalità, di, di, di uno spopolamento forte, parlo di, di piccole imprese che eh, stanno chiudendo i battenti, parlo di disoccupazione, anche questi sono tutti temi che chiaramente vanno affrontati unitamente a quella che è la necessità di far sopravvivere le nostre attività comuni. Le nostre famiglie all'interno del nostro territorio umbro. Quindi c'è sicuramente una grande sfida davanti per eh, rifar partire eh, questa, questa regione, per renderla più attrattiva, per far sì che i nostri giovani non se ne vadano, per far sì che eh, l'emergenza non crei ferite anche più sanguinanti rispetto a quello che era la situazione che precedente. Ruolo, che ruolo avrà l'Assemblea legislativa in tutto questo, Presidente? Questo è, è, un, è, una, è una domanda molto importante, ritengo perché l'Assemblea legislativa, ricordo, è eh, uno degli organi diciamo, che compongono l'apparato amministrativo della regione, ma eh, qui dentro si fanno non solo le proposte ma si fanno le leggi, qui dentro ci sono le commissioni, qui dentro ci sono i rappresentanti del, del, degli Umbri, quelli che sono stati eletti in questi scranni e che quindi devono portare quelle che sono le istanze. Le esigenze e i bisogni del territorio delle famiglie, delle imprese eh, in, in quest'aula, quest allora stesse domande a Thomas De Luca. Eh, come gestire questo passaggio dall'emergenza alla normalità? Ripeto, speriamo arrivi quanto prima. E il ruolo dell'Assemblea, secondo lei: cambiare completamente paradigma socio, economico, culturale. Cioè, se questa pandemia è avvenuta è avvenuta perché? Abbiamo delle responsabilità enormi come modello di civiltà nello sfruttamento delle risorse, nel, nell'aver creato delle, delle vere e proprie zoonosi, perché questa è una delle tante che potrebbero venirsi a verificare, purtroppo. Quindi ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale: dobbiamo cambiare completamente registro. Quindi significa che dobbiamo iniziare a capire che l'emergenza climatica ambientale che purtroppo questa assemblea si è rifiutata di riconoscere è il primo punto del prossimo secolo per i nostri figli. Noi dobbiamo mettere al primo punto dell'agenda l'emergenza climatica ambientale. Cambiare completamente paradigma economico significa iniziare a capire che se quel punto il ripopolamento dell'Appennino e del e delle aree interne di cui la nostra regione è una delle due o tre più colpite, in particolar modo per ciò che riguarda anche le aree del Cratere, della Valnerina, dell'Alto Chiascio, c'è cioè la necessità di intervenire cambiando anche lì in termini di digitalizzazione, di dare gli strumenti alle imprese per poter uscire da quello che è un, un isolamento di questa isola senza mare che nei fatti continua a caratterizzarci, sia sotto il profilo infrastrutturale. Qui la partita del recovery in prima commissione dobbiamo completamente iniziare a capire che se quelle linee vanno poste a terra... Quindi quelle linee di guida nazionali vanno poste a terra, c'è bisogno di fare scelte coraggiose, c'è bisogno di fare scelte coraggiose sui collegamenti con la capitale, c'è bisogno di fare scelte coraggiose sul tema dell'energia, sulle comunità energetiche, eh, sul tema dei rifiuti, iniziare a capire che non si può per continuare a parlare di CSS per fare un piccolo upgrade quando adesso la transizione ecologica porterà il mondo nel nell'era dell'economia circolare. Quindi questa è la sfida che a me personalmente fa tremare i polsi e mi auguro di poter essere uno degli attori all'interno dell'Assemblea legislativa per questo cambio di paradigma culturale. Allora, eh, sono molti gli argomenti e i temi trattati, eh, mi soffermo solo sull'ambiente Presidente. Eh, quale sarà la politica ambientale de de dell'Umbria anche rispetto diciamo a... Alle potenzialità no, turistiche legate molto all'ambiente, al territorio, al paesaggio, oltre chiaramente alle eccellenze enogastronomiche. Eh, qual è il suo pensiero di Umbria a livello ambientale, diciamo così? Beh, innanzitutto credo. Eh che il preservare l'ambiente sia sicuramente una delle priorità che non ci dobbiamo dare solo come regione, ma del resto lo, bisogna farlo a livello mondiale, uno dei goals dell'Agenda de, de, de 2030 che eh, comunque è eh, fondamentale per riuscire a eh, guidare, a traghettare questo che è un mondo che noi stiamo vivendo ma che dovremo consegnare ai nostri figli cercando chiaramente di. Eh, non eh, consumare, ma di rinnovare anzi eh, le risorse affinché sia possibile quindi continuare a, eh, a produrre, a vivere e a garantire una maggiore eguaglianza. Eh, detto questo, noi viviamo in una regione che ha eh, una grandissima ricchezza dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista eh, naturale, eh, una regione che può esprimere una, una grande, e la sta esprimendo di fatto perché ricordiamo anche la scorsa estate in un momento di grande difficoltà comunque l'Umbria si, si è difesa molto bene dal punto di vista turistico quindi con comunque accessi importanti nel nostro territorio ecco, abbiamo delle, delle eccellenze no, gastronomiche, la nostra agricoltura, no? un'agricoltura che permette chiaramente una produzione importante ma permette anche di conservare l'ambiente. Eh, prima Thomas parlava delle aree interne, ecco lì è necessario porre una grande attenzione, io prima parlavo di spopolamento, eh, la nostra è una regione che sta perdendo popolazione, soprattutto le aree interne perdono popolazione, quindi tanta attenzione su tutti certo, i temi. In questi contesti. Allora, eh, vedete questa è un'immagine totale no, che Michele Pelliccia ci sta regalando. Eh, la presidente Fioroni è qua sopra insieme al presidente Squarta e la vicepresidente Meloni. Questo è il tavolo della giunta. De Luca, sa dove è seduto lei? Al posto di Coletto, eh, perché... <ride> qual è la prima cosa che farebbe? Al posto di al Coletto, posto di Coletto. Dato Beh, in adesso, primo in luogo attiverei l'ex milizia Terni per poterla diciamo, rendere eh, fruibile ai cittadini umbri. E inizierei realmente a cambiare il paradigma del piano vaccinale, vaccinando in primo luogo i soggetti fragili e poi i lavoratori del commercio e dei servizi essenziali. Paola Fioroni, lei invece è seduta sulla poltrona di Enrico Melasecche, quindi infrastrutture, quindi diciamo trasporti, un'altra delega di niente. Eh, allo sviluppo economico è legato sicuramente. Eh, l'infrastruttura viaria, non viaria, è legato un po' tutto. Eh, la sua priorità in questo settore? Sempre in 30 secondi... Settore, me la secco, Fioroni, perché io sono un po' in mezzo. Quindi. No, è, è Mirasecchio e morroni, morroni. No, qui c'era perché è stato sposato. Vabbè, ah è stato cioè... sposato il suo uomo uh, cioè. diciamo che è tutto molto collegato. In realtà io parlavo di attrattività. L'Umbria può diventare attrattiva per, per il turismo, può, può continuare ad essere attrattiva per il turismo, può essere attrattiva per le imprese anche migliorando quella che è il, il suo isolamento, quindi le infrastrutture, l'aeroporto, quindi una grande attenzione al nostro aeroporto, il collegamento con l'alta la, velocità e un sostegno anche alle grandi città e ai piccoli comuni nella stessa maniera perché c'è bisogno di tenere insieme tutto il territorio. De Luca 10 secondi di Maio o di Battista? Chiaramente Di Maio. Paola Fioroni invece la Lega uh, Salvini, Giorgetti oppure soltanto diciamo sottolineature giornalistiche? Sottolineature giornalistiche. Noi il nostro segretario è Matteo Salvini e continuiamo a seguire la sua linea. Non abbiamo altro tempo, avevo molte altre domande, chiaramente anche perché sono stati due ospiti eh, che non si sono fatti attendere nelle loro risposte, anche con un'ottima dialettica. Eh, grazie per averci seguito, grazie alla vicepresidente dell'Assemblea legislativa eh, Paola Fioroni della Lega. Grazie al presidente del Comitato per il controllo e la valutazione. Non abbiamo parlato di questa attività, De Luca, lo faremo la prossima volta. Thomas De Luca, del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie.